Ovviamente credo che l'autorevolezza di Draghi sia stata confermata una volta di più nel suo incontro con il presidente Biden e io valuto molto positivamente le parole del nostro presidente del Consiglio che ha parlato della necessità di costruire la pace. Noi come Italia Viva lo sosteniamo dai primi giorni, serve lavorare sulla pace, serve lavorare con un forte impegno dell'Unione Europea. Per quanto ci riguarda sarebbe indispensabile individuare un'unica voce, un unico inviato speciale per l'Europa, che può essere la Merkel, Blair, altri nomi, ma l'importante è che sia una figura autorevole e io credo che sia stato molto importante il passaggio del Presidente del Consiglio sulla necessità che anche Washington e Mosca si parlino per poter arrivare ad un accordo il prima possibile che ovviamente porti la pace in Ucraina, ma vuol dire portare la pace nel nostro continente.